cosa vogliamo assaggiare? Questo qui delle terre sicane? Perfetto. Io ti spiego che cos'è. Questo è il vino dell'Associazione delle Terre Sicane. Ah, sono riuniti e hanno fatto... Hanno fatto un vino dell'associazione, un insieme, di tutte le aziende che sono unite nell'Associazione delle Terre Sicane, e hanno fatto questo vino. Io sono stata ieri alla sede dell'associazione, al Palazzo Panettieri a Sambuca, un bellissimo, antichissimo palazzo di cui fondamenta stavano già dentro le mura della città araba. E è un museo bellissimo, molto interessante, molto informativo anche sulla storia di questi vini, sul terreno. E c'è una particolarità, sì. Che è una cosa molto bella, che in questo palazzo ha anche sede una istituzione internazionale, proprio non soltanto neanche europea, ma internazionale, che arriva fino all'est, all'Azerbaigian. Intanto sentiamo, molto buono, tu anche. Questo è sempre un nero d'Avola. Sì. E, impurezza. Alla, impurezza. E nella sede di questa associazione, appunto, ha sede anche questa istituzione che si chiama ITER Vitis, che è un'istituzione internazionale. E la cosa bella è, per la Sicilia, soprattutto per questo luogo, che questa sede doveva essere scelta tra tanti paesi, soprattutto europei, e diciamo, alla fine restavano la Francia e l'Italia nella scelta più stretta, e ha vinto Sambuca. E non ha vinto, non so, un luogo in Toscana oppure il Piemonte, no, è a Sambuca, è la sede di questa cosa. Bello. È molto bello, sì. Però, tu hai nominato il quartiere arabo, no? Questo è affascinante, perché da qua sono passati tantissimi. Questo è proprio un vino della terra. È vero. È proprio un vino forte, un vino denso, un vino... Molto fruttato, molto... Sì. È un vino ricco, direi, ricco come questo terreno. Sì. Giusto? È un vino che racconta molte cose. È vero.